Ciao Player, oggi voglio risponderti a una domanda che riguarda argomenti che spesso vengono visti come controversi, perché attorno a questi argomenti è pieno anche di leggende metropolitane. Questi argomenti sono sesso nelle relazioni, relazioni a lungo termine, la masturbazione e il testosterone, a me molto caro perché ci ho fatto anche un webinar. Sto continuando a rilento a scrivere un libro su questo argomento, Il Dio Testosterone. Ora, leggo la domanda di Tricker. La mia domanda, scrive Tricker, è riferita ai rapporti sessuali nelle LTR. LTR sta per Long Term Relationship o relazione a lungo termine. Quindi rapporti sessuali nelle relazioni a lungo termine. E parte da due assunti letti qui su Yes. Ora, tra parentesi, ragazzi, su Yes non ci sono degli assunti. Quando scrivete così, sembra quasi che su Italian Seduction esistano delle teorie, degli assunti, delle tesi, delle tecniche, delle strategie, delle tattiche ufficiali, quando in realtà non ce ne sono. Ognuno scrive quello che vuole. Yes è una community veramente libera. Ovviamente ognuno scrive quello che vuole nel rispetto del regolamento. Per cui non ci sono tesi, teorie ufficiali. E quando scrivete così, però, sembra che ci siano assunti ufficiali su Yes. E io quando leggo queste frasi mi vengono dei brividi. Quindi cercate magari di non usare questi termini. Allora, il primo, tra virgolette, assunto. La masturbazione scarica di testosterone mentre il sesso ha un rapporto positivo tra testosterone scaricato e prodotto. Sembra che la differenza fra il fare sesso e masturbarsi, quindi fra il ricaricare e il perdere testosterone, non dipenda dallo stimolo visivo, altrimenti col porno sarebbe come per il sesso, ma da quello olfattivo. Ora, anche qui parlare in questi termini è sbagliato, è un errore. Quindi il primo assunto è già falso. Perché? Perché nella masturbazione né il sesso non scaricano il testosterone. Ed è stato dimostrato da tantissime ricerche, ormai sia negli animali sia in noi umani, che l'eiaculazione non c'entra assolutamente nulla con la quantità di testosterone presente nel nostro corpo. Quindi noi non perdiamo il testosterone, cioè sì, lo perdiamo perché come anche nei tessuti, anche nei liquidi, nello sperma è presente il testosterone, ma in una quantità trascurabile. Cioè, per dirvi, la settimana scorsa sono di nuovo andato a donare il sangue e la quantità di testosterone che mi hanno prelevato assieme ai 450 cc di sangue, beh, sembra forse 500 in totale con quelle fialette per anche le analisi. È stata sicuramente di gran lunga maggiore, superiore rispetto alla quantità che si perde con qualche eiaculazione. Quindi, eppure il giorno stesso ho tranquillamente fatto l'amore, ho fatto sesso con la mia compagna. Quindi, ragazzi, la quantità di testosterone che perdiamo con l'eiaculazione è veramente trascurabile, anche perché il deposito principale di testosterone che viene prodotto, sì, dai testicoli, ma il deposito principale è il sangue. Quindi, durante la notte, prevalentemente il testosterone che viene prodotto poi viene portato nel sangue e lì rimane. E poi viene portato attraverso il sangue, grazie al sangue, ai vari tessuti. Quindi, il deposito non sono le palle, non sono i testicoli, ma il sangue. Quando noi veniamo, non perdiamo sangue, si spera, e quindi non perdiamo testosterone. Ora, perché allora la gente, perché c'è questa leggenda metropolitana che quando veniamo perdiamo testosterone? Perché di solito dopo l'eiaculazione, dopo l'orgasmo, ci sentiamo stanchi. E quindi nasce questa leggenda metropolitana. Siccome il testosterone è l'ormone maschile per eccellenza, ci dà quella sicurezza di sé, voglia di fare, l'ambizione, eccetera, eccetera. Se dopo l'eiaculazione ci sentiamo stanchi e spossati, allora abbiamo perso il testosterone. Ma non è così.
perché ci sentiamo stanchi? Non perché perdiamo testosterone, bensì perché ci si alza la prolattina. La prolattina è un ormone molto particolare per gli uomini perché risponde alla soddisfazione sessuale. La prolattina si alza quando siamo sessualmente soddisfatti, può alzarsi anche in altri casi, tant'è che anche viene chiamato come ormone dello stress, perché anche durante i vari stress può alzarsi in modo piuttosto veloce, tant'è che se andate a fare le analisi per esempio della prolattina, un errore che si fa spesso è fare il prelievo classico per la prolattina e si mette un ago nella vena e si preleva il campione del sangue, ma proprio prendendo le analisi in questo modo si alza la prolattina e quindi nel 50% dei casi, pressoché con le analisi tradizionali, la prolattina risulta innalzata, il livello di prolattina. Quindi per fare le analisi di prolattina si fa un'analisi speciale in cui i prelievi vengono effettuati a distanza di, mi pare, un quarto d'ora, 20 minuti. Ci sono due prelievi. E allora si può vedere se è vero che il livello è più alto oppure no. Quindi la prolattina, ormone dello stress oppure ormone della soddisfazione sessuale. Quando si alza, l'uomo non pensa alle donne, non ha fantasie sessuali erotiche, non ha pulsioni sessuali, si abbassa la libido. Quindi è dalla prolattina che dipende la nostra stanchezza dopo l'eiaculazione, perché la prolattina si alza per un periodo di circa mezz'ora, fa un circa più 400% sul livello base, il che non è poco, e poi comincia a calare, dopo mezz'ora comincia a calare. Ma allora, se non è una questione di testosterone, perché si dice che le seghe creano stanchezza? Se è una questione di prolattina, dopo mezz'ora l'abbiamo smaltito o abbiamo iniziato a smaltirla, però le seghe rispetto al... non quelle mentali, le seghe, quelle vere, si dice, e sicuramente molti di noi lo sanno anche per esperienza, non prendiamoci in giro ragazzi, le seghe rispetto al sesso ci stancano, mentre il sesso ci carica. Perché accade questo? Molto semplicemente perché anzitutto con le seghe la prolattina si alza molto meno rispetto al sesso, questo è uno. E uno direbbe, cazzo, se la prolattina si alza di meno con la masturbazione, allora conviene alla masturbazione perché mi sento meno stanco. No, perché è vero che ti senti meno stanco, ti senti subito più pronto a fare a farti un'altra sega. A questo contribuisce anche un altro fattore, il fatto che spesso le seghe ce le facciamo ormai ai giorni nostri non con le nostre fantasie erotiche, ma con il porno. Nel porno è pieno di donne nuove. Quando noi vediamo una donna nuova con con solo il contatto visivo, inizia lo smaltimento ancora più veloce della prolattina. Mi spiego meglio. Se noi facciamo sesso con una donna, ci si alza di molto la prolattina. Se noi subito dopo abbiamo a disposizione un'altra donna nuda, pronta al sesso con noi, lo smaltimento della prolattina diventa quasi immediato e noi, una volta smaltita questa prolattina, siamo di nuovo subito pronti al sesso. E io personalmente questo l'ho verificato con le donne vere, cioè questa non è teoria, ci sono le ricerche scientifiche che lo confermano, ma io l'ho verificato anche in pratica e il mio record è stato di 12 donne diverse nell'arco di meno di 24 ore. Con la stessa donna, fare sesso 12 volte risulta
praticamente impossibile. Oddio, io non so, magari un Rocco Siffredi ce la farebbe anche, però 12 volte nell'arco di una giornata con la stessa donna, io personalmente non ce l'ho mai fatta. E non ce la farei, non serve neanche, però con 12 donne diverse sì. Quindi appena vediamo una donna nuova pronta a fare sesso, inizia lo smaltimento della prolattina. Questo è un problema, perché quando ci facciamo una sega con la masturbazione creiamo poca prolattina. In più vediamo una donna nuova, questa prolattina si abbassa ulteriormente, e quindi siamo di nuovo pronti a concludere. Quindi siamo portati, con la masturbazione e con il porno, siamo portati a farci più seghe rispetto a quanto sesso avremmo fatto con le donne. Detto questo, che cosa succede quando ci facciamo molte seghe? Il problema è che facendoci molte seghe, il nostro organismo dice: calma, amico, tu le devi mettere incinta, quindi tu devi procreare. Però se trombi così tanto, ti viene l'esaurimento. Quindi stai calmo, e per farti stare calmo, l'organismo che cosa fa? Il nostro corpo che cosa fa? Diminuisce il numero di recettori androgeni, degli androgeni, cioè del testosterone, e aumenta il numero di recettori degli estrogeni. Quindi abbiamo un tot di testosterone nel sangue, ma i recettori diminuiscono, e quindi questo testosterone non riesce a legarsi e quindi rimane nel sangue semplicemente depositato, ma non viene percepito. Quindi le nostre cellule non percepiscono questo testosterone. In più aumentano i recettori degli estrogeni, con ovviamente le varie conseguenze psicofisiche che comportano gli estrogeni: calo di ambizione, calo di motivazione, calo di desiderio sessuale, calo di libido, calo di fantasie, calo di alfaness maschile, se vogliamo, calo di autostima. Insomma, per un uomo è un macello. In più, quando ci facciamo tante seghe, il nostro corpo produce alcuni oppioidi che bloccano la dopamina. E la dopamina, tra l'altro, dovrebbe a sua volta bloccare la prolattina, e pare che è così che si riesca ad abbassare la prolattina quando vediamo una donna nuova. Quando noi vediamo una donna nuova, il nostro cervello, nel nostro corpo si produce viene prodotta la dopamina, che aiuta ad abbassare la prolattina. Quando ci facciamo troppe seghe, alcuni oppioidi bloccano la dopamina. Inoltre, iniziando a produrre tanta dopamina, perché masturbandosi su tante diverse ragazze, su tante diverse immagini, produciamo tanta dopamina, oltre ad essere bloccata questa dopamina, sviluppiamo una certa anche assuefazione. Quindi proprio è un casino su tutti i livelli. Troppe seghe sono un macello su tutti i livelli. Assuefazione per la dopamina, oppioidi che bloccano la dopamina, diminuisce il numero di recettori degli androgeni, aumenta il numero di recettori degli estrogeni, quindi proprio è un casino. Detto questo, è chiarito il fatto che la masturbazione non ci scarica di testosterone, ma una masturbazione eccessiva ha comunque tanti effetti negativi sul nostro corpo e sulla nostra mente.
Passiamo alla seconda fase. Dice: sembra che la differenza non dipenda dallo stimolo visivo, altrimenti col porno sarebbe come per il sesso, ma da quello olfattivo. La differenza, ripeto, è che la masturbazione ha molti più effetti negativi e con il sesso si fa fatica ad arrivare allo stesso quantitativo di eiaculazione, cioè si fa fatica a venire 10, non so, 3-4 volte al giorno come fanno alcuni quando si fanno le seghe, o 2 volte al giorno, cioè è difficile fare sesso 2 volte al giorno ogni giorno, o anche ogni giorno, la maggior parte farebbe fatica a fare sesso ogni giorno. Poi arriva l'esaurimento, ok? Mentre con le seghe, via, spesso non ci si rende neanche conto, ok? Il corpo riesce a distinguere molto bene fra la masturbazione e il sesso, e qui dice: non dipende da stimolo visivo, ma da quello olfattivo. Adesso noi abbiamo 5 sensi, no? Abbiamo la vista, l'olfatto, l'udito, il gusto, il tatto. E con il porno noi usiamo solo la vista. Mentre quando c'è una donna viva davanti a noi, c'è anche ci sono anche gli altri 4 sensi. Quindi c'è l'olfatto, l'udito, si parla, c'è il gusto perché ci si bacia e insomma ci sono per esempio anche il cunnilingus è gusto e poi c'è il tatto perché comunque ci si tocca, noi la tocchiamo, lei ci tocca e così via. Ed è stato fatto un esperimento negli Stati Uniti, hanno preso 40-50 uomini e li hanno portati in un night, in un club con le spogliarelliste, e hanno osservato i livelli di testosterone prima e dopo, e hanno scoperto che quelli che semplicemente guardavano, all'11% di quelli che guardavano gli si alzava il testosterone, mentre circa l'80% di quelli che interagivano con le ragazze avevano il testosterone molto molto più alto. Quindi interagire con le ragazze effettivamente alza il testosterone, cioè guardare un conto, interagire un altro conto. Detto questo, interagire è, che cos'è? È solo il fatto? No, coinvolge tutti i sensi, ok? L'olfatto è sicuramente importante, anche perché pare che tramite l'olfatto riusciamo a percepire i feromoni, e anche su questo sono stati fatti degli esperimenti, per esempio con le lacrime femminili delle donne, gli scienziati hanno fatto vedere dei film molto molto tristi alle donne, poi hanno raccolto le loro lacrime dentro delle provette e poi hanno fatto annusare queste lacrime agli uomini e hanno notato che quando gli uomini annusavano placebo non succedeva niente, mentre quando gli uomini annusavano le lacrime si abbassava di molto il testosterone, il livello di testosterone. Quindi qualcosa c'è in questa storia dei feromoni. Ma poi ci sono stati tanti altri esperimenti che effettivamente dimostrano che i feromoni esistono e che effettivamente gli odori hanno un'importanza incredibile nella sessualità. Ma non solo gli odori, perché per esempio con il tatto si sviluppa l'ossitocina, un altro ormone di cui adesso non stiamo a parlare, ma comunque sì, non è solo lo stimolo visivo, ma anche quello olfattivo, ma non solo quello olfattivo, ok? Detto questo, passiamo al secondo assunto. Leggo:
quando vi sono rapporti sessuali costanti, ma sempre con la stessa, a livello biologico non andrebbe tanto bene, in quanto è come se si provasse a fecondare sempre la stessa per anni e, non restando gravida, il corpo si stufasse e tirasse i remi in barca, con un calo del testosterone nonostante l'intensa attività sessuale. Cosa che viene aggirata non vedendola per 15 giorni. Dopo tale periodo il corpo avrebbe la percezione di scoparsi una nuova, con tutti i benefici annessi. Ora, anche su questo assunto c'è da dire un po' di cose. È vero che stando sempre con la stessa donna, essendo monogami, quindi non avendo a disposizione altre donne, non trombando con altre ragazze, il livello di testosterone si stabilizza a un livello più basso rispetto a chi pratica sesso con diverse donne. E questo pare che sia un fatto naturale. Il corpo dice: ok, siccome vedo che devi ingravidare diverse donne, allora ti rendo più prestante, più interessante per diverse donne e ti do più testosterone. Diversamente, se si sta in una relazione monogama, il corpo dice: ok, vedo che stai sempre con la stessa, ormai questa deve essere gravida da un po', quindi ti metto un po' a risparmio energetico e quindi non ti do tutto quel testosterone, così stai un po' più calmino. E oltre a questo ci sono diverse teorie, ovviamente non è tutto uguale per tutti, ma per esempio la teoria di cui parla Giacobbe, la teoria degli stadi bambino, adulto, genitore, Buddha, anche lì può centrare il testosterone. Quindi dal momento in cui io mi devo prendere cura di qualcuno, cioè se io sono un adulto, parlando in termini di Giacobbe, e io ho un testosterone più alto, trombo in giro, non ho responsabilità. Se io sono un genitore, io ho un testosterone più basso perché devo aver cura di qualcuno, che siano i miei figli o che sia la mia compagna, e quindi ho un testosterone più basso per pensare appunto alla famiglia, alle persone che stanno vicino a me. Sì, questa teoria è vera, poi le spiegazioni possono essere le più diverse. Un'altra spiegazione, per esempio, è quella che stando con ragazze sempre nuove, noi abbiamo un livello, c'è il fattore novità, e quindi con il fattore novità noi abbiamo più dopamina, sviluppiamo più dopamina, mentre con una relazione stabile noi sviluppiamo meno dopamina e più serotonina. La dopamina ci fa sentire più esaltati, la serotonina ci fa riposare meglio, ci fa sentire più tranquilli, entrambi vengono definiti come ormoni della felicità, ma la dopamina è quella più esaltante, la serotonina è quella che ci fa sentire più tranquilli, più felici con noi stessi, più felici in generale, non esaltati. Quindi avviene un po' un bilanciamento fra la dopamina e la serotonina e non siamo più così esaltati come con le ragazze nuove, stiamo più calmi, più tranquilli. Continuo a leggere la domanda. Ora, partendo da queste premesse, e abbiamo specificato che non del tutto sono vere, un'altra cosa qui, cosa che viene aggirata non vedendola per 15 giorni. Io non sono sicuro su questa cosa dei 15 giorni, ci sono diversi modi per aggirare, ma adesso arriviamo. E comunque, ripeto, con il fatto dei feromoni, con il fatto del tatto, dell'ossitocina, eccetera, eccetera, non è tutto così meccanico. Quindi non è che fra 15 giorni il nostro cervello si è dimenticato della nostra fidanzata, moglie, compagna, quello che è, e dice: ah, cazzo, questa è una nuova, dai, trombiamocela.
No, dopo 15 giorni io personalmente sono convinto che tramite diversi fattori, psicologici anche, il nostro corpo si ricorda di chi lei sia. E quindi, non c'è tutto quell'effetto novità. Certo, se non trombiamo con altri per 15 giorni, dopo 15 giorni è indifferente se è lei o non è lei. Cioè, alla fine, al settimo giorno, il testosterone, c'è cioè il picco di testosterone che si alza di 2, 3, 400%. Al settimo giorno, questa è una cosa, la curva di testosterone dopo un'eiaculazione, al settimo giorno c'è un'impennata di testosterone, poi si abbassa e diventa stabile. Se poi ad un certo punto di nuovo eiaculiamo, di nuovo il testosterone aspetta 7 giorni, al settimo giorno c'è sempre l'impennata. Ancora gli scienziati non hanno ben spiegato il perché di questa impennata del settimo giorno. Pare che sia che il corpo ci dica: oh, sono passati 7 giorni, su, cioè ti dice proprio ora o mai più, dai, te ne devi trombare una adesso, adesso. Quindi 7 o 15, poi c'è poca differenza, meglio il settimo che il quindicesimo a sto punto. Cioè, se proprio devi aspettare l'effetto della nuova con tanto testosterone, con tanta voglia, allora aspetta il settimo giorno, non il quindicesimo. Continua a leggere. Ora, partendo da queste premesse, mi chiedevo se fosse possibile fregare le nostre reazioni biologiche facendo cambiare puntualmente il profumo a lei, in maniera tale da dare al nostro corpo sempre la percezione di avere rapporti sessuali con una nuova, pur avendo con lei rapporti sessuali ad intervalli inferiori ai 15 giorni. Ora, il profumo tu non glielo cambi, cioè è vero che l'olfatto è uno dei sensi più ancestrali che comunica direttamente con l'inconscio, è vero che cioè, proprio passa sotto i radar della razionalità il profumo, i feromoni. Ma il profumo, se per profumo intendi quella roba commerciale che si spruzza addosso, cioè, ha poca valenza sul profilo ormonale, perché è una roba comunque estranea, è una roba comunque esogena a cui noi reagiamo poco, ok? Possiamo reagire ad alcuni profumi che, per esempio, hanno formato un'ancora emotiva. Già. Quindi abbiamo avuto una ragazza molto porca che usava un certo profumo, la nostra ragazza si mette quel profumo, zac, nella nostra mente evoca quel ricordo proprio a livello inconscio. E noi, senza pensarci razionalmente a quella ragazza, subito ci viene fuori il pensiero di quel ricordo della ragazza più porcellina. Ma questo dipende dalle ancore già esistenti. Non è che se tu compri tutta la profumeria limoni e ogni giorno gli fai provare uno nuovo alla tua ragazza, il tuo inconscio penserà che sia una donna nuova, anche perché quello che c'entra sul profilo ormonale sono appunto i feromoni e il profumo naturale della tua ragazza, che a livello razionale di cui a livello razionale tu nemmeno te ne accorgi. Quindi tu il profumo naturale della tua ragazza nemmeno lo conosci a livello razionale. A livello irrazionale, il tuo corpo lo sa benissimo, lo conosce benissimo e lo sa riconoscere, secondo me, a prescindere dal profumo che usa, dal profumo commerciale esogeno che usa. Quindi, quello che ti posso consigliare di cambiare per avere la sensazione di fare sesso con una nuova, quindi per stimolare di più la dopamina e per stimolare di più il testosterone, non è farle cambiare il profumo,
ma magari cambiare l'ambiente in cui fate sesso. Se lo fate, lo potete fare solo a casa, fatelo in diverse camere, sul tavolo, in bagno, piuttosto che ogni tanto andare in vacanza, farlo in albergo, in spiaggia, insomma, cambiare l'ambiente. Macchina, tipo quando porti la macchina all'autolavaggio, allora hai 3-5 minuti mentre nessuno ti vede dall'esterno, che c'è tutta la schiuma intorno. Poi potete usare i vari giochi. Giochi di ruolo, giochi tipo i vari vibratori, giochi tipo le varie fruste, le maschere, insomma, andate al sexy shop e divertitevi. Potete usare, vabbè, di cambiare le posizioni nemmeno lo nomino, perché è chiaro, cioè, se tutte le volte fate sesso o tu vieni e lei viene sempre nella stessa posizione, cambiate. Cioè, cerchi di farla venire, tu cerchi di venire in posizioni diverse, nuove. E, il porno, per esempio, lo potete usare insieme, non quando tu sei da solo, ma insieme, quindi cambiate anche stimoli. E uno di questi stimoli potrebbe essere anche la pornografia, un film erotico, un film porno. Per esempio c'era... come cavolo si chiamava il regista che ha preso un sacco di Oscar per i suoi film? Andrew Blake, ecco, i film di Andrew Blake di solito piacciono anche alle donne. Poi c'è l'abbigliamento, insomma, lei, tu, ma più che altro lei ovviamente deve cambiare abbigliamento, insomma, vestirsi diversamente, provare i vari accessori, vestirsi o svestirsi in modo diverso e così via. E in più puoi fare di tutto per stimolare il testosterone, di tutto intendo quello che ho descritto nel mio webinar Il Dio Testosterone. E poi, non so, volendo qui sotto posso metterci anche il link. Ecco, piccola postilla personale. Si sente dire spesso, continuo a leggere, che la masturbazione concilia il sonno. Non trovo riscontri in ciò, a me è accaduto sempre l'opposto. La masturbazione mi sveglia, mentre il sesso, specie se fatto a ripetizione ma anche one shot, mi spossa fisicamente e mi fa avere le migliori dormite. Al netto dell'ovvio dispendio di energie fisiche e mentali diverse, mi chiedevo se questo fosse spiegabile correlandolo con la diversa produzione di testosterone che risponde a stimoli olfattivi. Forse la stanchezza percepita risponde agli stessi principi di cui sopra, in un caso abbiamo stimoli perfettamente visivi, mentre nel secondo caso stimoli multisensoriali. Grazie in anticipo, prego. Allora, di nuovo, qui siccome c'è qualche errore nelle premesse, poi ovviamente il risultato è sbagliato. Il testosterone non risponde solo a stimoli olfattivi e non scarichiamo le nostre energie. Il fatto è che la masturbazione, non posso dire che concilia il sonno, la masturbazione produce sicuramente più dopamina rispetto alla serotonina. Poi è tutto molto individuale. Per qualcuno, per esempio, dopo la masturbazione, producendo più prolattina, concilia il sonno e magari non trova troppo riscontro nella dopamina e quindi concilia il sonno. Qualcun altro produce più dopamina e quindi dopo fa più fatica ad addormentarsi. Mentre può essere un ottimo inizio della giornata. Mentre il sesso, sicuramente producendo più prolattina e magari con la propria ragazza anche molta serotonina, anche molta ossitocina, il sesso sicuramente concilia il sonno se lo facciamo prima di andare a dormire. Quindi questo è quanto. Masturbazione, dopamina,
sesso, dopamina, serotonina, prolattina, ossitocina. Adesso sto generalizzando e chiaramente se mi sente un endocrinologo mi vorrà uccidermi qua sul posto, evocherà un fulmine immediato su di me, la punizione divina, perché ovviamente la variazione ormonale accade su tutti i livelli per tutti gli ormoni, sia con la masturbazione sia con il sesso. Ma bisogna vedere i livelli, bisogna vedere quanto varia ogni ormone, e tutto tra l'altro è molto individuale. Però a grandi linee questo è ciò che succede. Quindi vogliamo dormire bene, facciamo un po' di sano sesso prima di andare a dormire. Vogliamo stare comunque sani senza esagerare con la masturbazione, non abbiamo una ragazza, insomma può capitare che non abbiamo nessuno per le mani, niente sesso, e almeno una volta a settimana, almeno una volta a settimana ci vuole la masturbazione. Però è preferibile il prima possibile trovare una ragazza o più ragazze e andare avanti così. Quindi almeno due volte alla settimana il sesso ci vuole. Almeno due volte alla settimana il sesso ci vuole. Ok? Con questo è tutto, ragazzi. Spero di aver risposto in modo esauriente. Poi se avete delle domande riguardo a questo argomento potete farle o qui, o se avete delle domande riguardo il testosterone potete farle anche nel topic dedicato al mio webinar sul testosterone. Un abbraccio, buone trombate, meno seghe per tutti e a presto. Ciao amici.